cosa non ti piace? Allora, Di Filippo che spesso arriva tardi alle prove, però ora un po' meno, devo dire che ora è diventato più bravo. Di Enrico non mi piace come presenta le canzoni al gruppo perché sono un po' scordinate. Diego invece non mi piace le sue abitudini fuori dal palco. No, scherzo. Chissà cosa farò. Mistero. E di Dario che spesso si limita a fare il suo. Allora, di Giacomo che è un po' troppo ansioso, nel senso che se te non hai l'ansia prima di suonare lui te la fa venire. Di Enrico che a volte secondo me dovrebbe... Ha paura da paura, no, eh? No, come... Cosa ti pare? Ha detto che è uno stronzo. Secondo me a volte ragiona troppo. Ah, boh. Ragiona troppo, di che lo sta avendo? No, no, tra te e lui. Penso di quello che ti pare, proprio male. Io non lo volevo dire perché ho detto, no, se no, facilitica. Di Diego, anche lui purtroppo ansioso, come Giacomo. E De Gazze, sono d'accordo con Giacomo, sono troppo d'accordo con te, che dovrebbe fare un po' di più, diciamo, più del suo ruolo, insomma. Allora, di Giacomo, che a volte pecca un po' di presunzione. Di Filippo che ragiona troppo, di Diego un po' l'ansia che ha prima di salire sul palco, però che beh, è capibile. Sai. E De Garzi che a volte vuole si vuole dare dei limiti, è vero, e che poi che a volte vuole mascherare la sua simpatia perché è un ragazzo molto simpatico, usa Pantene. Usa Pantene, non lo ricordo. Allora, di Giacomo a volte è troppo presuntuoso, troppo sicuro di sé, però c'ha anche dei lati positivi in questa cosa, però ora bisogna, anche solo, difetti, bisogna solo sparare. Di Pippo avrei detto che fa tardi alle prove, ma ultimamente ci sta smentendo e poi... Ragiona troppo. Se l'hai preso. Prima sta via. No, di Enrico che si sottovaluta un po' quando porta e propone le canzoni a noi. E di Dario non lo so, che potrebbe essere un po' più qualche input in più al gruppo. Sempre lì che si domanda cos'è questo. Guardi, no, beh, io niente da dire su tutti, però c'è una cosa, un appunto su me, su Diego, sì, che prima dei concerti mette ansia e paranoia nei camerini perché inizia a girovagare anche al soundcheck che fa. Sai, se uno sbaglia un accordo il pubblico mette inizia tipo a mugolare, fa per tutto il tempo, se non ci sia addentro, in maniera termica, gira per i camerini.